Il crollo del Ponte Morandi, avvenuto a Genova nell'agosto del 2018, ha gettato non poche ombre sullo stato di salute delle infrastrutture stradali in Italia. Oltre alle 43 vittime causate dall'incidente avvenuto sul viadotto Polcevera, tra il 2013 e il 2022, il pessimo stato dei ponti in Italia ha causato la morte di ben 7 persone. Purtroppo nel nostro paese non esiste un effettivo censimento dei ponti presenti sul territorio. Quindi, oltre a non intervenire prontamente con la manutenzione delle infrastrutture, non sappiamo nemmeno quante sono. Ad ogni modo, uno studio condotto da Carlo Castiglioni e Alessandro Menghini del Politecnico di Milano ha mostrato una situazione abbastanza preoccupante. Secondo questa ricerca, almeno 1.900 ponti in Italia, su 61.000 osservati, presentano altissimi rischi strutturali. Altre 18.000 strutture, pur con criticità minori, necessitano comunque di interventi di manutenzione. Più del 50% dei ponti monitorati ha un'età superiore ai 50 anni, contro una media degli altri paesi del G7 che si attesta tra i 20 e i 30 anni. Il motivo di tutto questo sta nel fatto che la loro realizzazione è avvenuta nella stragrande maggioranza dei casi durante gli anni del boom economico. In quel periodo moltissime infrastrutture sono state realizzate senza alcun tipo di norme su durabilità, qualità dei materiali e manutenzione programmata. Un problema, quello della sicurezza delle infrastrutture stradali, che in Italia si trascina da ben 55 anni. Era il 18 gennaio del 1967, quando il crollo delle campate centrali del ponte di Ariccia, nel Lazio, una costruzione dell'Ottocento sulla via Appia, ricostruita in maniera approssimativa dopo la Seconda Guerra Mondiale, costò la vita a ben 2 persone. Dopo il crollo di questo ponte venne emanata una circolare nella quale si sottolineava l'importanza del monitoraggio, della manutenzione e del ripristino di tutte le opere stradali presenti sul territorio italiano. Tutto ciò si sarebbe dovuto compiere attraverso ispezioni trimestrali da parte di tecnici e annuali da parte di ingegneri. Il tutto corredato da rapporti completi di ogni singola ispezione. Controlli che, a fronte dell'assenza di un database sui ponti e ai gravi incidenti che si sono succeduti negli ultimi 10 anni, non sembra che siano stati fatti nel migliore dei modi. Soltanto nel 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha diffuso una serie di regole per la gestione, la sicurezza e il monitoraggio delle opere stradali presenti in Italia. Una procedura, quella prevista dal decreto ministeriale del luglio dell'anno scorso, articolata su 6 livelli, con un grado di intensità sempre maggiore e che va dal censimento delle opere stradali presenti sul territorio italiano all'analisi della resilienza della rete stradale italiana a fronte dell'aumento del flusso di traffico nelle strade. Sempre il Ministero delle Infrastrutture, con il decreto del 5 maggio 2022, ha istituito un programma di 6 anni, dal 2024 al 2029. In questo periodo verranno messi in campo 1,4 miliardi di euro per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti, oltre alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali e di sicurezza. Sempre il governo ha deciso di mettere in campo 450 milioni di euro provenienti dal piano complementare al PNRR per il monitoraggio dinamico e il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel delle strade statali e delle autostrade. I destinatari di questa somma saranno ANAS e i concessionari autostradali, che riceveranno questi ulteriori fondi tra il 2021 e il 2026, ma solo dopo l'approvazione del piano degli interventi. Una cifra, quella messa in campo dal governo, davvero notevole, ma che se si confronta con le decine di miliardi necessari per l'ammodernamento completo di ponti e cavalcavia presenti sul territorio italiano, rappresenta ancora una goccia nel mare.